un alone di serietà che non va bene col primo di aprile, però va bene. Allora, buongiorno a tutti e grazie anche per la partecipazione, per questo primo momento, obbligatoriamente un primo momento, perché ce ne saranno sicuramente altri nell'interesse dei cittadini, degli operatori, dei professionisti e anche nell'interesse dell'amministrazione. Io veramente sarò breve perché, a parte i ringraziamenti di rito alla direzione, agli uffici, ai cittadini, ai professionisti che hanno contribuito con le osservazioni a cercare di capire meglio questi strumenti urbanistici, perché non è semplice e non sarà semplice, perché purtroppo in Italia sembra che se non si legiferi anche per disciplinare lo spigolo di un muro a livello edilizio e non solo, non vada bene assolutamente per quanto riguarda le competenze trasversali, perché le difficoltà sono enormi e saranno ancora ulteriormente, secondo me, approfondite dal punto di vista dell'importanza, perché il DPR 380, quindi il testo unico sull'edilizia, una volta che viene approvato il DPR, diventa uno strumento esecutivo, c'è la legge regionale di ogni regione che sembra che lo faccia apposta, andare contro quello che dice il DPR, le delibere dell'assemblea legislativa di indirizzo che dovrebbero semplificare invece aumentano le difficoltà, dall'altra parte una legge che teoricamente dovrebbe essere la disciplina finale di strumenti urbanistici che stralciano va già in pensione, perché c'è anche questo. Le amministrazioni comunali che hanno difficoltà tutte quante poi andare a confezionare gli strumenti urbanistici, sapete perfettamente che in ogni caso, secondo me, il lavoro non a medio termine ma a brevissimo termine sarà quello di capire il RUE, perché per quanto riguarda i POC un anno e mezzo ancora ci vuole, e quindi gli strumenti operativi soprattutto per i professionisti, chiaramente per i committenti, in questo caso siamo tutti noi cittadini, sarà quello di capire molto bene l'ambito di efficacia, l'ambito di interpretazione del RUE. Quindi io ritengo che questo, ripeto, è soltanto il primo momento, ce ne saranno altri, gli uffici sono a disposizione anche delle valutazioni che chiederanno gli ordini professionali, perché sto parlando con i vari presidenti, mi hanno detto che ci saranno dei momenti giustamente di confronto, che però devono essere anche lì un treno che viaggia parallelamente a un altro che è il più importante di tutti, cioè l'omogeneizzazione delle procedure e delle interpretazioni degli uffici comunali, in particolare degli istruttori. Perché è inutile parlare, fare convegni, se poi alla fine si ritrova che si presenta una pratica, Tizio la pensa in un modo, Caio la condivide in un altro e Sempronio ha una terza via tutta sua, perché alla fine il problema fondamentale può essere questo. Io credo che, ripeto, al di là di quelle che possono essere le intenzioni del legislatore regionale e anche di quello statale, cioè non so che cosa voglio dire un regolamento edilizio, un RUE nazionale, cioè, mi scappa da ridere, ma è un RUE nazionale, cioè, una roba che secondo me neanche ai tempi, anzi l'antica Roma forse le procedure erano più snelle, ripeto, a tante altre formalità di rito, però un RUE nazionale io non vedo come concepirlo neanche a livello di direttive, perché poi le direttive vengono, tra virgolette, interpretate, attuate dalle varie regioni, dai vari comuni, quindi secondo me non è un obiettivo verosimile né tantomeno serio. Io ritengo che in ogni caso siamo in Emilia-Romagna, dobbiamo cercare di badare col fucile anche l'Assemblea regionale emiliano-romagnola, perché come diceva prima Alberto, come diceva anche Lorenzo, territorio urbanizzato, territorio urbanizzabile, territorio rurale, e si sono dimenticati dell'Arenile. Cioè, alle volte si danno gli arresti domiciliari per molto meno, no? Rispetto a una roba del genere. Noi ci siamo dovuti inventare come disciplinare l'Arenile, perché dall'altra parte potete immaginare che c'erano gli operatori balneari. No, quello è territorio urbanizzato, quindi territorio urbanizzato assolutamente non ci va, non si interpreta i 300 metri per la paesaggistica. Cioè, c'è stato un attimino da ridere in maniera goliardica, poi l'abbiamo fatto notare, però questo vi dimostra anche le volte l'attenzione nel coacervo delle sintesi politico-amministrative e tecniche cosa può produrre. E ripeto, io credo che il primo fondamentale obiettivo dell'amministrazione comunale sarà quello di momenti di incontro per l'omogeneizzazione, non mi stancherò mai di ripeterlo, delle procedure, ma a breve termine, perché
Nel momento in cui entra in vigore dopo la pubblicazione sul BUR, chiaramente è lo strumento operativo, il ferro del mestiere di tutti noi, mi metto anche dall'altra parte, sia come cittadino, professionista e come anche in questo caso pro tempore amministratore. Quindi è di fondamentale importanza condividere questi momenti comuni, che serve, forse può essere, non lo so, una nuova via anche, che è obbligatoria, perché sennò ci sarà sempre confusione, ci sarà materia spesso e volentieri, non perché non ne abbiano bisogno, ma è giusto che lavorino anche loro per gli avvocati, però se ne fosse di meno, chiaramente, se fossero più limpide e chiare le normative, anche per gli stessi professionisti, in modo che possa essere chiaro per loro di elaborare la procedura in ufficio e non di chiederla all'istruttore, perché poi alla fine, se c'è poca chiarezza, questa commistione di ruoli è inevitabile, come si dice, è endemica. Quindi io mi limito veramente a ringraziare tutti quanti, perché il RUE sarà l'elemento fondamentale su cui ci si dibatterà tra un paio d'anni, da qui a 2 anni a sta parte, 1 anno e mezzo, perché come avete visto l'approvazione, bisogna cercare di conformare il POC, il nuovo POC non si saprà che cosa andrà a disciplinare, perché poi le varie teorie sui POC, cosa facciamo, consolidiamo l'esistente, ce ne possono essere, però ripeto, a breve termine io credo che sia effettivamente il RUE sul quale, lo strumento sul quale lavorare in maniera più approfondita. Io veramente mi limito a ringraziare tutti quanti, anche perché so che c'è gente che deve ritornare giustamente nell'ambito operativo, in ufficio o per altri adempimenti o per altre mansioni. Io vi ringrazio a nome dell'amministrazione comunale, saremo a disposizione per qualsiasi spiegazione che sicuramente verrà richiesta a breve e medio termine.